Cittadini lavoratori! Prima di presentarvi il compagno indipendente, avvocato Cerratini, voglio dire due parole alla reazione clericale, atlantica, guerra fondaia, che tutti ben conosciamo! I barbieri che parlano di patria. Signore, trattenetemi. Di sacri confini minacciati e di altre balle nazionaliste. Noi diciamo che la patria siamo noi. La patria siamo noi. La patria è il popolo. E questo popolo non combatterà mai contro il glorioso paese del socialismo, che porterà al nostro proletariato oppresso la libertà e la giustizia! E voi giovani che andate nelle barbare caserme, direte a coloro che tentano di armarvi e di usarvi per i loro sporchi interessi, direte che non combatterete! Direte a coloro che diffamano i lavoratori, direte ai calunniatori del popolo, direte che i vostri padri hanno difeso la patria dal barbaro invasore che minacciava i sacri confini, e che noi del 99, che abbiamo combattuto sul Monte Grappa, sulle pietraie del Carso e sul Piave, siamo sempre quelli di allora. E allora, quando tuona il cannone, è la voce della patria che chiama, e noi risponderemo presente. Presente. E i vecchi, che abbiamo sul petto le medaglie al valore conquistate sul campo di battaglia, ci troveremo allora a fianco dei giovani e combatteremo sempre e dovunque, e getteremo l'anima oltre l'ostacolo e difenderemo i sacri confini d'Italia contro qualsiasi nemico dell'Occidente e dell'Oriente, per l'indipendenza del paese e al solo